Tanta, tantissima guagna per tutti. Siete sintonizzati con Mr. Rock. Benvenuti a questa seconda parte de Le 10 cose che vorrei su GTA 6. Ma questa volta decise da voi. Prima di tutto voglio ringraziarvi per gli oltre 10.000 like dell'ultimo video. Siete stati favolosi e per questo motivo ho deciso di farvi un regalo. Se riusciamo a raggiungere i 15.000 like anche con questo video, come molti di voi mi hanno consigliato, scriverò personalmente a Rockstar tutte le vostre proposte, ma non solo quelle contenute in questo e nello scorso video, ma terrò in considerazione anche ciò che mi proporrete nei commenti qui sotto. Ma iniziamo subito con le 10 vostre proposte più popolari di ciò che vorreste in GTA 6. Al decimo posto c'è di diritto una delle proposte più fatte, ovvero poter far benzina. Come cambierebbero le missioni, ma soprattutto le fughe dalla polizia, con la possibilità di rimanere col serbatoio dell'auto a secco? Sicuramente mi immagino già le imprecazioni di molti di voi, ma sicuramente tutto ciò aumenterebbe il coinvolgimento del gioco, magari implementando anche la possibilità di poter chiamare il carro attrezzi per andare a recuperare la propria auto. E oltretutto la tanica di benzina potrebbe servirci non solo per appiccare fuoco a qualcosa. Ma allora mi viene da pensare, perché non mettere la possibilità di rubare anche la benzina? Al nono posto tra le 10 cose più richieste da voi c'è il ritorno del Burger Shot, ma non solo. Avete richiesto una varietà più ampia di negozi. Infatti GTA 5 pecca un po' di originalità da questo punto di vista. Basta rapine soltanto in mini market, ma vogliamo anche negozi di videogame, di auto, gioiellerie da rapinare non solo in missione, centri commerciali come in Vice City e magari un casinò da cui poter rubare i big money. All'ottavo posto abbiamo le palestre. Il poter decidere la salute fisica del nostro personaggio aumentando la forza proporzionalmente alle ore spese a far pesi. Un po' come succedeva in GTA San Andreas. Mi avete richiesto l'introduzione di bisogni come la fame o come, ironicamente, ha scritto il buon Bob 88, il poter andare in bagno che, incredibilmente, è stato il commento con più like in assoluto. Ma io non vorrei esagerare, anche perché, come alcuni di voi hanno fatto notare, non deve diventare un nuovo The Sims. Al settimo posto abbiamo la possibilità di fidanzarsi. Come già detto prima, questo non è The Sims, ma effettivamente una cosa che a molti di noi piacerebbe vedere. Magari avere una moglie come Michael o una fidanzata come il nostro Franklin, anche per il nostro PG multiplayer. Ogni tanto perciò ci deve essere la possibilità di dover fare regali alle nostre consorti per tenercele buone, oppure la necessità di avere diverse storie in ballo. In sostanza, la possibilità di avere una famiglia o delle amanti a cui badare, senza andare però ad intaccare troppo il senso del gioco. Ma se vogliamo una famiglia e più negozi da rapinare, ci deve essere però al sesto posto della nostra classifica anche la possibilità di avere un lavoro fisso o saltuario, con cui riciclare i soldi fatti con le nostre attività illecite, e non solo. Un'entrata fissa è infatti una delle cose che manca al nostro multiplayer di GTA 5, ed è anche una delle cose che avete più richiesto. Ma andiamo a vedere subito cosa abbiamo al quinto posto. Ecco, entriamo nella top 5 delle cose che vogliamo vedere in GTA 6. Al quinto posto, signori e signore, abbiamo più proprietà, più ville e yacht. E di conseguenza vogliamo la possibilità di poter possedere non solo 3 proprietà con un massimo di 30 veicoli nei nostri box, ma molte di più. Vogliamo ville enormi e non solo appartamenti già arredati con vista panoramica sulla città. Vogliamo la possibilità di poter vivere sul nostro fottutissimo yacht e organizzare delle feste o avere, nelle proprietà più costose, un piccolo aeroporto personale, così da non dover fare i chilometri per i nostri velivoli di proprietà. Al quarto posto abbiamo più missioni, più attività e magari tra queste un qualcosa inerente agli zombie.
All'uscita di GTA 6, l'attuale generazione di console, considerando l'esperienza con la old gen, sarà sicuramente in grado di supportare un numero maggiore di missioni e accontentare i gamer più esigenti, con attività più varie. Tra queste non guasta sicuramente qualcosa con zombie o alieni, che piacciono sempre tanto a tutti noi. Sedetevi comodi perché ora si va giù pesante. Entriamo infatti nella top 3 delle cose che vogliamo vedere su GTA 6. Al terzo posto, ragazzi, abbiamo l'introduzione del jetpack e del lanciafiamme. Quanti di voi hanno sognato di poter decollare mentre spariamo tra le vie e grattacieli di Los Santos o dar fuoco a qualsiasi cosa che ci troviamo davanti con il nostro lanciafiamme utilizzando il jetpack? Beh, gaserebbe parecchio e renderebbe il gioco, a dir poco, spettacolare e divertente. L'avete chiesto in molti e perciò sale di diritto sul terzo gradino del nostro podio. Al secondo posto, attimi di suspense, abbiamo, a grande richiesta, la completa distruttibilità della mappa. Quanto sarebbe bello andare in giro a distruggere non solo veicoli, ma edifici, cantieri e proprietà? A quanti di voi è successo, soprattutto, di sbattere contro un albero ad alta velocità e vedere che questo è più duro del cemento, anche se state guidando un gigantesco aereo? Beh, diciamo che la fisica non è delle migliori attualmente in GTA 5, perciò qualche distruzione in più non guasterebbe. Al primo posto della nostra classifica, sedetevi comodi perché abbiamo una delle richieste più clamorose e a cui non avevo assolutamente pensato nello scorso video. Signore e signori, nel gradino più alto della nostra classifica c'è il ritorno di tutti i personaggi protagonisti degli scorsi GTA, ma in particolare di CJ. Una trama così più coinvolgente, ricca di colpi di scena, magari con flashback, dove tutti i GTA improvvisamente prendono vita contemporaneamente. Sarà un sogno? Qualcosa di impossibile? Ma di certo Rockstar e l'evoluzione dei videogiochi ci hanno abituato ad aspettarci ben oltre la nostra immaginazione. Siamo perciò giunti alla fine della nostra classifica e vi ricordo che se raggiungiamo almeno i 15.000 like anche in questo video, abbiamo la possibilità di farci ascoltare da Rockstar. Per dimostrarvi che faccio sul serio, vi porterò il video dove scriverò personalmente le vostre proposte per il prossimo GTA, ma ricordatevi, soltanto se questo video raggiungerà l'obiettivo, così che sarà come se fossimo tutti noi a scrivere insieme. Detto ciò, vi ricordo che Wagna non è solo YouTube, ma potete anche seguirci su tutti i principali social network, con notizie sempre fresche e intrattenimento continuo, ma soprattutto seguiteci sul nostro sito www.wagna.it con i nostri super redattori, super informati su tutto il mondo del gaming e non solo. Io vi saluto, qui da Mr. Rock è tutto, tanta Wagna per tutti e ci vediamo al prossimo video. Voglio la cacca perché così posso far la cacca per terra e tirarla addosso ai miei amici o sulle loro macchine. Poi ovviamente tirarla in faccia e dirgli che sono delle facce de merda. Questo è il motivo per cui voglio la cacca. Grazie a tutti quelli che hanno messo il pollice in su al mio commento, siete grandissimi.